Senta, professor Andreoni, onestamente l'ho detto l'altro giorno, lo ridico oggi, non riesco a dire speriamo di non rivederle queste immagini, cioè io spero proprio di rivederle, però mi dice con quanta attenzione dobbiamo avvicinarci alla partita, seguire lo svolgimento, l'altro verbo non lo dico perché vediamo se portasse male. Ma guardi, tutto ciò è comprensibile, però inevitabilmente è deprecabile, perché questo, diciamo, è esattamente quello che non si deve fare. Cioè, possiamo festeggiare ma cercando di mantenere la mascherina. Mentre lo dico, capisco di dire una cosa quasi irrealizzabile, perché nell'esplosione della gioia del tempo c'è il poter urlare, il poter abbracciare le persone. Però sono cose che evidentemente in questo momento sono estremamente pericolose. Voglio dire, noi abbiamo un iniziale modestissimo rialzo dei contagi e rischiamo che poi, diciamo, i festeggiamenti diventino una bomba biologica. Per cui, voglio dire, senza fare troppo allarmismo, però voglio dire, tutto questo porterà a un maggior numero di casi. E purtroppo, se i casi aumentano troppo, comporterà anche un piccolo aumento del numero dei morti. Quindi tutto questo poi, mi scusi la crudezza, si traduce in qualche morto in più. Senta, professore Di Freddi, io, come dire, so che ha detto cose saggissime, il professore. Lui stesso ha detto che sono difficili da realizzare, anche perché si incrociano con la voglia di un paese che vuole tornare ad abbracciarsi, a festeggiare. Il calcio è chiaramente il collante, lo è stato per anni, continuerà a esserlo, ma è anche un caso che sia attorno a questo. C'è proprio una voglia del paese di uscire e va combinata con quell'esigenza che sottolineava il professore. Non so come, non so se lei sa come, ma se condivide questo desiderio del paese di uscire, sì. Volevo sentire il professor Di Freddi, Andreoni, poi torno da lei. Ma io non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma forse se l'Italia perdesse 10-0 perlomeno poi stiamo tutti in casa, no? D'altra parte il professore prima citava il numero dei morti, no? E faccio notare che a differenza di altri paesi che hanno avuto perlomeno qualche giorno senza morti, noi non siamo mai scesi a zero. Adesso fortunatamente il numero è molto piccolo, sono 14 morti, però insomma rimane sempre questa emergenza. E purtroppo, tra l'altro, si sa anche che a causa delle varianti la copertura dei vaccini dovrebbe essere molto più alta. Si diceva che circa il 70%, un po' di più, sarebbe stato sufficiente per un'immunità di gregge senza le varianti. Ora con le varianti sale e ci sono ancora un sacco di persone da vaccinare, quindi credo che dovremmo non abbassare la guardia. Purtroppo l'abbiamo già abbassata ormai più di un mese fa e temo che l'apertura dell'estate non sia foriera di buone notizie. Quindi cioè, bisognerebbe incrociare le dita e affidarsi alla provvidenza se uno ci crede, però forse sarebbe meglio invece prendere la situazione nelle nostre mani e cercare di fare attenzione. Il salutare Pier Giorgio Di Freddi, le chiedo, professore, una chiosa sulla campagna vaccinale, sulla necessità, come dire, di accompagnare questo processo che ci porterà oltre questa pandemia. Beh, naturalmente noi siamo molto indietro con la campagna vaccinale, che siamo, da quello che ho capito, circa il 30%, quindi molto lontani. Avremmo dovuto probabilmente non aprire così velocemente. Ci sono stati che, per esempio l'Australia, che hanno una vaccinazione molto bassa, che però usano delle misure drasticissime che in Italia sono assolutamente impensabili, ma soprattutto, secondo me, la cosa veramente fondamentale da capire è che questi nuovi vaccini, soprattutto lo Pfizer e il Moderna, sono dei veri miracoli della tecnologia e della scienza. Cioè andare a capire come sono state fatte questi vaccini mirati per la prima volta e non per tentativi ed errori è veramente un trionfo. Quindi anche dal punto di vista scientifico dobbiamo essere grati alla scienza in generale, la quale, tra l'altro, non dimentichiamocelo, nel giro di un secolo e mezzo, attraverso tutte le medicine, vaccini eccetera, ha addirittura raddoppiato la vita media degli individui. Quindi è grazie a queste cose che si vive più a lungo, che si vive meglio, e nel caso delle pandemie, per l'appunto, che si esce dal problema.